Giappone. Questa macchina sa di Giappone. Bentornati. Oggi Civic Type R, questa è una serie limitata. Guardate questo numerino qui. L'ho già guidata, quindi ve lo dico, ve lo spoilero. È la miglior trazione anteriore del mondo e vi spiegheremo il perché. Mettiti le cuffie, iscriviti al canale e buona visione. Come la senti? Non mi far dire niente ancora perché sto provando robe che voi esseri umani non potreste immaginare. Ma immaginate. Cioè, i controlli attivi ancora, siamo in sport, non siamo neanche in modalità. Non c'è bisogno di metterla in race perché il race cambia completamente e si setta solo per un tipo di strada, l'autodromo. Comprendi perché io dico, no? Senti, dai gas, senti come arriccia. Comprendi perché io dico che la Honda Civic Type R è al primo posto, porca puttana, in assoluto tra le trazioni anteriori? Perché Honda ha una modalità e una cultura progettuale che non prevede punti di mezzo, non prevede vie di mezzo. O lo fai in un certo modo o non la fai. Non è possibile! Che cos'è? Coppia distribuita benissimo, motori lineari e estremamente elastici. Sì. Questo rende la guida bella in differenti contesti, dai passi alla pista, certo. E anche ti permette di avere questa macchina più composta. In che cosa si traduce? In una grande fiducia di guida. Assolutamente. Cosa di cui parlavamo con il video della Hyundai. Questo ora è il video della Megane e dell'Alpine, che anche qui vi esorto ad andare a fare un click, vi lascio una scheda in alto a destra. Mi manca la Leon Cupra. Sì. Ok, io non l'ho mai guidata, però la Ford io l'ho portata sul canale, ne ho fatte 2, 3. Sound. Fino alla RS, che è la più ignorantona. Però qui stiamo parlando, e correggimi se sbaglio, delle migliori trazioni anteriori in assoluto oggi. Sì, sì, oggi e domani non si sa, perché non ricordiamoci che la Hyundai non la fanno più. La Honda non si 90%. Questa è del 2022, questa serie. Questa è del 2022, la 23, anche la FL5 è probabilmente l'ultima. Adesso parliamone un attimo, ok? Poi andiamo nel salottino, ma adesso parliamone un attimo. Aspetta, ho quasi finito. No, e parliamone un attimo. Come si vede, cazzo, che tu la strada la conosci. Bravissimo. Leggero sotto se la forzo sbagliando, ma certo. Voglio fare il coglione proprio perché occhio qua i sassi, che i famosi sassi. Madre. Ma tu la conosci troppo la strada. Mamma mia, mamma mia, ecco Bonnie. Bonnie. Che cos'è? Ecco, adesso hai guidato l'apice assoluto e inarrivato tra le trazioni anteriori. Il totale apice. Vogliamo anticipare una cosa al canale? Viene da piangere. Sì. Perché è veramente qualcosa di pazzesco. Mi stanno tremando le mani. Ci ho messo il culo un minuto fa. E ci vai così. Quando la perché conosci... molto più perché allora comprendi perché dico, allora, perché la Megane è al secondo posto, sta tremando Matteo con la limited edition della Civic, sta letteralmente tremando. Com'è Matteo? Gli viene da piangere. Bella Matteo. Mi fa venire in mente la Subaru, ma è volutissima. Esatto. Allora,
ti fa venire in mente la Subaru perché è una macchina senza filtri, è stata alleggerita, non troppo, ha perso circa 45 kg rispetto alla versione normale, quindi non è che ci sono questi grandi lavori di affinamento, ma se tu pensi che questa macchina è stata progettata per rispondere alla Renault Megane RS Trophy R, la radicale. Non ho mai guidato una trazione anteriore così in vita mia. Ecco perché spingevi tanto, per fare questo trittico. Però sì. oggi le risposte mi arrivano in faccia, più dirette. E tu lo so che non sei uno di parte, perché sei un giornalista. No, non sono di parte, io sono appassionato del marchio che guido, ma sono appassionato di auto in generale e conosco molto bene. Questo è un discorso più da salottino che da operatività come oggi, no? Come guida su strada. Io personalmente non mi innamoro delle auto. Quello che mi attira di più e mi attizza di più è la mentalità che guida il progetto di un'auto. Prima vedo la mentalità, quali sono le persone, e poi l'auto, posso pure non vederla, già l'auto mi ha conquistato. E allora, se tu pensi a una cosa, Matteo, poi magari lo riprendiamo questo concetto nel salottino, se tu pensi, conosco perfettamente il progetto di Renault Megane Radicale, ok? Gli uomini che ci stavano sopra, quell'autografo che ho sulla mia, è l'unica al mondo che ce l'ha, è perché a mano, perché chi me l'ha autografato è il capo di tutto il settore di sviluppo di Renault Sport e di Alpine, che è un mio caro amico. Quello che mi dice, con fare mortificato spesso, non lui ma comunque gli uomini del gruppo, è che comunque, come tutti i costruttori, Matteo, devono fare i conti con i budget messi a disposizione dal marketing. Ci siamo? Certo. La cultura giapponese e Honda è completamente differente, cioè se dai piani alti ti arriva l'input, fate la macchina più estrema rispetto a quella che stiamo vendendo adesso, poi non rompono più i coglioni. Che cosa vuol dire non rompere più i coglioni? Non vuol dire mettere 400 cavalli, alzare la carreggiata, allungare, no, vuol dire lavorare con un'accortezza sui dettagli, che è quella che costa di più. Lo sai che questa macchina, il raffreddamento della limited edition, ok, è differente rispetto al raffreddamento della versione normale? E sai da dove, in cosa è differente? Hanno preso le masse radianti e le griglie di protezione delle masse radianti sono con delle buche, con delle aperture più grandi. Le aperture più grandi poi coincidono con le tubazioni da un diametro maggiore. Il dettaglio, lavorare sul dettaglio per risolvere alcuni piccoli problemi. Il telaio è rinforzato. Cosa vuol dire? Ci sono più punti di saldatura rispetto alla gemella non limited edition, in più una colla speciale sui punti di saldatura che la rende ancora più leggera. Ancora più, come dire, precisa, coesa, rigida, coesa, coesa. Ok? Bene. 45 kg, non è che siamo in meno. La R, la radicale della Megane, 120 kg in meno? Sì, molto più estrema. Ma perché molto più estrema? Perché paradossalmente è più semplice. Cioè è più semplice andare a levare 120 kg che 45, ok? Perché qua non abbiamo il roll bar della R. Qua non c'è un roll bar. Non abbiamo due posti e basta, qua sono cinque posti. Ed è pure spaziosi. Qua si sono semplicemente limitati a levare l'aria condizionata, a levare la radio, non ci abbiamo nulla, eh? Ok? Hanno fatto degli affinamenti levando quello che bisognava levare, poi hanno lavorato sul fine tuning. Lavorare sul fine tuning per un costruttore vuol dire spendere di più, perché ci sono più ore uomo dentro per comprendere bene dove bisogna ottimizzare. Questa macchina è il risultato di una cultura che noi occidentali non abbiamo. Cioè, quando il marketing di un costruttore ti dice la voglio più stronza, ok, non ti bussa più alla porta. Quando invece tu trovi intorno
a un tavolo dei tecnici specializzati che devono alzare l'asticella di un prodotto già sportivo, facciamo così, mentre parli mi immagino dietro la spalla down. Chi è? Ciao, ricordati. Ricordati, qua no, i giapponesi non possiamo andare troppo alto. Non possiamo andare troppo quindi, alto. Marco, questa è una macchina del cazzo o una cazzo di macchina? No, questa è una cazzo di macchina, una cazzo di macchina proprio.